L'ampiezza e la diversità del dibattito confermano che stiamo parlando di un tema appassionante, complesso, urgente, ma soprattutto importante. E quindi è difficile, anzi non è possibile, fare qui adesso delle conclusioni, perché siamo peraltro all'inizio di un percorso, però è bene fare dei chiarimenti. Ed è bene soprattutto prendere alcuni degli spunti che nel corso della mattinata sono stati forniti e che sono, a mio modo di vedere, molto complementari, pur rappresentando un'articolazione di esperienze e di, come dire, di vissuto complesso e che quindi va tenuto in adeguata considerazione non solo nei nostri ragionamenti, ma soprattutto nel dibattito che noi dobbiamo essere in grado di aprire nel Paese e con le istituzioni in un momento così delicato e così importante. Perché questo è un momento importante. Forse quando questa mattina facevo due parole di apertura non sono stato chiaro e quindi forse Sassoli De Bianchi mi ha non fino in fondo compreso. La politica in questo momento sta dicendo che vuole occuparsi di cultura. Il significato di questa nostra iniziativa, che parte oggi e continua nel corso di molti ulteriori incontri, così come il panel dei relatori e così come le testimonianze, che non erano per me del tutto una sorpresa, dimostrano, non è sufficiente dire che si fa un art bonus o si apre il mondo del nostro patrimonio culturale e esperienze internazionali, peraltro nel modo in cui è stato fatto, per dire che abbiamo fatto la riforma del patrimonio culturale italiano. Al contrario, corriamo il rischio di fare un'operazione di facciata che crea più danni e disruptions, scusa la parola, da questo momento in poi non li chiamano più workshop ma seminari, perché mi sembra giusto l'invito, quindi distrazioni e distruzioni piuttosto che non passi davanti importanti. Quindi dal punto di vista, come dire, del dibattito politico istituzionale, è sicuramente positivo che ci sia finalmente qualcuno che dica la cultura è una cosa importante, ce ne occupiamo. Però bisogna stare attenti che, così come per la cultura, molte altre cose vengano fatte sicuramente con la dovuta energia e velocità, ma anche senza frettolosità e soprattutto senza finti provincialismi. Perché se cadiamo in una, come dire, trappola di questo tipo, creiamo dei danni veramente importanti. E allora, noi abbiamo nel nostro, come dire, titolare questo ciclo di seminari, abbiamo detto primo seminario, fra virgolette, workshop sulla cultura. Volevamo partire dalla gestione dei beni artistici e dei poli museali, poi abbiamo detto, fermi un attimo, parliamo di cultura, perché la cultura in Italia e nel mondo è molto più che solamente i musei, che sono però una parte fondamentale ed importante, perché vuol dire insegnamento, vuol dire educazione, vuol dire formazione, vuol dire tutto quello che rappresenta la spina dorsale di un paese, rappresenta il suo potenziale, la sua ricchezza e soprattutto la sua proiezione. Quindi alcune considerazioni questa mattina le prendo così molto, molto per punti. Giustamente è stato detto, abbiamo una retorica che ci porta fuori rotta, dobbiamo guardare non solo a quello che ci troviamo perché prima di noi per millenni è stato costruito e noi abbiamo, rispetto a questo grande patrimonio, una responsabilità di conservare e preservare, ma dobbiamo anche creare i meccanismi per i quali riproponiamo nuovamente una crescita culturale, un protagonismo culturale, una capacità di essere nuovamente un paese che fa e genera cultura, cosa che abbiamo smarrito e che abbiamo perso. È stato anche detto che il bello e il giusto, almeno io così l'ho capito, non sono in contraddizione, anzi molto spesso senza la cultura e la capacità di far bello e arte è difficile anche avere la capacità di comprendere cosa è giusto e cosa non è giusto, e che buon governo e capacità di far cultura, conoscenza, formazione ed educazione sono strettamente legati insieme. E abbiamo anche, come dire, sentito nel corso di questi ragionamenti che la cultura non ha confini, ma ha delle radici, e che quindi è bene aprirsi a confronti internazionali, ma è bene anche ricordarsi che ci sono delle radici fondamentali, importanti, che non possiamo in maniera superficiale o frettolosa far finta di dimenticare giusto per il gusto del nuovo, del nuovismo.
E soprattutto abbiamo, secondo me, sentito in maniera costante nel corso di tutti gli interventi di questa mattinata quello che mi pare essere il punto più importante di tutti, che la cultura non è un costo, ma è innanzitutto l'investimento necessario, un dovere imprescindibile che noi abbiamo. E anche quando noi diciamo abbiamo vincoli di bilancio, abbiamo un prodotto di crescita del prodotto interno lordo, abbiamo tutte queste belle robe qui, e quindi non abbiamo i soldi da investire in cultura, noi confermiamo una linea miope e pericolosa che tende a confondere le risorse destinate alla cultura con costi piuttosto che non investimenti. Ed è questa una rotta che va cambiata immediatamente, perché noi sappiamo tutti, anche dalla nostra esperienza di vita d'impresa, che quando i tempi sono difficili e bisogna contrarre i costi, bisogna saper comunque mantenere l'integrità del patrimonio e continuare ad investire per generare crescita e cassa futura. E noi quello che stiamo facendo, ahimè, in maniera assolutamente colpevole, è quella di continuare a tagliare gli investimenti senza sapere veramente tagliare i costi. E nel momento in cui noi avvaliamo la logica che la cultura è anch'essa un costo, parole queste che ho sentito anche recentemente nelle dichiarazioni di Franceschini, proprio l'altro giorno, parlando dello sciopero, come dire, dei custodi del Colosseo, ebbene, anche continuando a rendersi responsabilmente conto che abbiamo vincoli di bilancio, ma continuare a suggerire che gli investimenti sulla cultura devono essere comunque resi compatibili all'interno della politica di bilancio, continua ad avallare il principio che questi sono costi e non già investimenti. Quindi è su questa linea di pensiero che noi dobbiamo un attimo ragionare, rendere nuovamente chiare quali sono le priorità. Formazione, education e cultura sono un investimento imprescindibile per il nostro Paese. E Meloni ha chiaramente detto, e ha perfettamente ragione nel suo intervento, lo condividiamo tutti, fa parte della nostra cultura di imprenditori e di cavalieri del lavoro, che i termini di sviluppo economico e di crescita culturale sono strettamente legati insieme. Lo dice la storia del nostro Paese, lo dice la storia di questa città, lo dice la storia della crescita culturale e dello sviluppo economico, della storia dei popoli. E se non andiamo a tempi lontani, ma ci fermiamo ai tempi più recenti, lo stesso successo del Made in Italy ha le sue radici fondamentali nella cultura, nel patrimonio, nell'immagine del nostro Paese. E la crisi di competitività del nostro Paese nasce anche dalla crisi e dalla incapacità di governare, e non a questo punto solamente di sviluppare e valorizzare, ma anche semplicemente tutelare quello che noi oggi abbiamo. Perché certamente nel momento in cui noi offriamo ai turisti che vengono in Italia, ancora innamorati del nostro Paese, l'immagine del degrado ambientale, l'abuso che noi facciamo del nostro territorio, il modo in cui vengono gestite molto spesso le nostre città, oltre che il nostro stesso patrimonio artistico, ebbene, tutto questo danneggia in maniera imprescindibile l'immagine del Made in Italy e ci fa perdere posizioni rilevanti. Qualcuno ha detto che l'Italia si è sempre vantata di essere il posto numero uno nel design, nel fashion, nella creazione, nell'immaginazione, come dire, di nuove cose, oggi è la Gran Bretagna. Ma la Gran Bretagna, pre-Thatcher, era il paese nel quale tutti scappavano e tutti fuggivano. La Gran Bretagna oggi è il paese che guida il mondo, proprio nel campo di quelle arti, di quelle discipline, di cui l'Italia era leader fino a 20-30 anni fa. Tutto questo perché avere un contesto che crea sviluppo economico contribuisce ad attrarre intelligenze, mette in moto fermento e iniziative, che alimentano anche investimenti culturali, ma senza la cultura e senza la capacità di attrarre talenti e progettualità anche sul piano artistico, non si creano quelle risorse necessarie per creare un nuovo sviluppo economico. Quindi il nesso tra cultura e sviluppo economico è assolutamente stretto, è un nesso sinergico, non è antitetico. Così come non è antitetico quello fra tutela e valorizzazione, fra privato e pubblico, così come non lo è neanche quello tra la fruizione per i molti e quella per i pochi, perché il limite vero, la fruizione per i molti, è la capacità di valorizzare, ma al tempo stesso tutelare, le strutture del nostro patrimonio. Quando io leggo e sento fare continuamente il confronto fra le statistiche, qui poi parlo con i massimi esperti del nostro Paese, quanto attrae il Louvre in termini di visitatori e quanto attrae gli Uffizi? Io non ridisco per la povertà culturale con la quale ancora oggi si fanno queste statistiche e questi confronti. Non è quanto attrae il Louvre, quanto attrae gli Uffizi Capodimonte o la Galleria dell'Accademia. Quanto attrae il sistema Venezia rispetto al Louvre? Quanto attrae il sistema Firenze rispetto al Louvre? Quanto attrae il sistema città o territorio rispetto a quel museo?
E quindi la logica con la quale noi dobbiamo intervenire è mettere insieme ed integrare quelle che sono le sinergie, le capacità, le forze di cui il nostro territorio dispone con il nostro patrimonio artistico, storico, culturale, museale, urbano, e metterlo a sistema. E se noi l'allargiamo in questa logica, ci rendiamo conto che il ragionamento fruizione per molti o fruizione per pochi è un ragionamento che si supera in questa visione. E allora, noi stiamo iniziando un percorso. Credo che abbiamo il dovere e la necessità di intervenire con molta forza su questo, come dire, dibattito politico che pare si stia aprendo e che comunque dovremo contribuire a portare avanti, perché a mio modo di vedere ci sono due nodi fondamentali che vanno tenuti presenti. Il primo è che abbiamo seriamente bisogno di, come dire, affrontare il tema della riforma della cultura nella prospettiva di un progetto paese. Questo è stato detto molto bene e con grande chiarezza questa mattina. Che paese vogliamo avere? Di che education vogliamo disporre? Di quale ambiente? Di quale patrimonio? Oltre a quello che abbiamo avuto e che noi vogliamo contribuire a realizzare, da qui a 5 anni, da qui a 10 anni. Quindi prima di intervenire a fare operazioni di cosmesi di facciate, che non vuol dire stare fermi, per carità di Dio, ma abbiamo veramente aperto un dibattito, abbiamo veramente capito, compreso, abbiamo un progetto con il quale andare avanti, perché qui si innestano tante cose. Si innesta dalla, come dire, dal modo in cui viene fatta l'educazione sulla storia dell'arte nelle scuole, in un paese che ha la storia che ha, dove si discute ancora, ahimè, se chiudere l'insegnamento delle discipline classiche e umanistiche, nel momento in cui il mondo scopre che anche nella gestione delle imprese la cultura umanistica è quella che fa il vantaggio competitivo. O si discute se cancellare o chiudere, dibattiti recenti, l'insegnamento della storia dell'arte nelle nostre scuole. E come diceva Spinoza prima, che cosa facciamo? A chi andremo a dare? Quali saranno i prossimi quadri dirigenti dei musei, delle sovrintendenze, dei beni artistici e culturali, nel momento in cui non li formiamo, non li valorizziamo, non li retribuiamo e li respingiamo? Da qui a 5 anni, 10 anni, qual è il piano di successione che noi abbiamo per la gestione del nostro patrimonio? Qualcuno l'ha fatto questo piano di successione. Forse non sarà il 70% del mondo, ma è sicuramente il patrimonio più straordinario concentrato in un solo paese, è tutto qua. Qual è il piano di successione per governare quello che noi oggi abbiamo? Non c'è. Quindi qual è il progetto paese? Non c'è. E che tipo di riforma e di politica vogliamo sviluppare se non abbiamo questa progettualità davanti a noi? Il secondo elemento fondamentale, che si lega strettamente al primo, è il tema della governance. Il tema della governance è un tema fondamentale, perché le sovrintendenze sono tutto quello che di buono noi sappiamo, ma sono anche tutto quello di negativo che noi sappiamo. Il conflitto fra poteri, la difficoltà burocratica, la logica della paralisi. E abbiamo visto che molto spesso i sovrintendenti bravi sono quelli che hanno avuto il coraggio di assumersi delle responsabilità e di fare delle cose sapendo di correre dei rischi e magari avendoli poi corsi davvero e continuando poi a correrli un'altra volta, perché questo è l'unico modo per fare le cose. E allora il tema della governance è un tema fondamentale dal quale non si può prescindere, perché senza riformare in maniera chiara la governance di tutto il nostro patrimonio, non solo museale, ma parlo delle città, delle sovrintendenze, come dire, della grande congerie delle sovrintendenze che abbiamo, non si fa un passo in avanti. E allora, per tornare all'ultima, come dire, ma più attuale, come dire, delle polemiche che molto spesso si fanno quando poi si ragiona fra pubblico e privato di queste cose, cioè, ma i privati i soldi poi non li mettono. Dove stanno i privati che mettono i soldi? Perché non si riescono ad attrarre soldi sui privati? L'art bonus risolve il problema, cioè noi sosteniamo tante iniziative, molto spesso senza metterci il nostro marchio, perché lo facciamo per amore di certe cose. Ci chiamano le istituzioni che sostengono, adesso c'è l'art bonus, potete aumentare, cioè tutto sbagliato. L'art bonus non risolve i problemi, perché il problema fondamentale, al di là della sponsorizzazione di una mostra, di un'iniziativa che ha un inizio e che ha una fine, il problema fondamentale nell'attrarre risorse private è avere la trasparenza, la certezza, la confidenza che quelle risorse vengano gestite, investite nel tempo, nella maniera, come dire, prevista, da regole di governance chiare e trasparenti e governate da professionisti seri e continuativi. Quest'estate con la famiglia siamo andati a fare un po' di giri di musei, conoscendo abbastanza bene quelli italiani, siamo andati a vedere un altro po' di quegli stranieri e siamo andati a Los Angeles a vederci
al Getty, quella bellissima mostra che è stata fatta qui a Palazzo Strozzi sui bronzi che purtroppo avevamo perso, e poi siamo passati all'ACMA, che è un bellissimo museo, ma è l'ACMA. Stiamo parlando degli Uffizi, voglio dire. E leggevo lì le graduatorie degli sponsor e dei benefattori del museo. Allora c'era una bella iscrizione con molte decine di nomi di quelli che avevano donato oltre 30 milioni di dollari. Ce n'erano altre due o tre di quelli che avevano donato da 20 a 30 milioni di dollari e ce n'erano molte altre di quelli che avevano donato dai 10 milioni di dollari in su. E poi noi pensiamo che non sia possibile attrarre risorse per Pompei e che il problema di Pompei sia un problema di soldi. Ma qualcuno può mai credibilmente pensare che il problema di Pompei, e parlo di Pompei per dire il caso più emblematico e di maggiore gravità della storia e della coscienza del nostro paese, sia un problema di soldi? O non sia piuttosto un problema di governance, di trasparenza, di progetto, di rigore, di capacità di riforma? E allora è anche sterile, polemico il discorso di dire pochi investono, i privati non mettono i soldi, o quando qualche privato lo fa dice ma perché gli altri non lo fanno, io sono bravo perché l'ho fatto, poi lamentandosi che non ci riesce. Non è così. I soldi, soprattutto per marchi o per siti mondiali come quelli di cui noi disponiamo, ci sono, e molto spesso non sono soldi interessati ad un dividendo di breve periodo dal punto di vista della tutela del marchio, perché come ci diceva giustamente Sassoli De Bianchi, dal punto di vista dell'UPA, quello è un mercato che c'è, esiste, può essere ancora più forte se è meglio governato e indirizzato, ma c'è un'ancora maggiore quantità di risorse slegate dalla logica strettamente commerciale e mercantile, che è pur legittima ed è pur importante, che possono essere destinate e indirizzate a rivalutare quello che è considerato ancora una delle cose più belle e più importanti del mondo e che noi abbiamo e che noi non riusciamo ad attrarre. E allora lo stato di languore e di disinteresse nel quale giace la cultura italiana è un problema di soldi o è un problema di progetto e di governance? Non è un problema di soldi, è un progetto di governance. È un problema di progetto e di governance. E allora anche noi su questo dobbiamo contribuire a cambiare la logica del discorso. I vincoli di bilancio ci sono, le difficoltà esistono, tagliamo i costi, non fermiamo gli investimenti, anzi riprendiamo a investire su quello che ci dà vantaggio competitivo e facciamolo facendo le riforme vere, autentiche e con grande rigore. E allora, i prossimi appuntamenti noi li svolgeremo nei mesi prossimi. Oggi siamo partiti così, lo abbiamo fatto un po' in fretta perché il dibattito partiva e volevamo comunque iniziare un percorso. Ci siamo avvalsi di relatori che hanno dato la loro vita in maniera seria alla tutela e allo sviluppo di un'attività così straordinaria, e noi continueremo sul tema dell'educazione e della formazione e soprattutto su come si promuove la cultura della storia dell'arte e dell'educazione italiana, e quindi sul tema proprio dell'education. Continueremo sul tema del rapporto fra grandi città, riqualificazioni urbane e tutela del patrimonio culturale delle città, che è un altro tema fondamentale, strettamente collegato insieme. E soprattutto credo che sia molto importante riuscire a mettere insieme quello che è il grandissimo potenziale dal punto di vista dello sviluppo, della crescita del prodotto interno lordo, dell'occupazione, della capacità competitiva di paese, valorizzare la cultura come un investimento e non solamente come un costo da tagliare. E lo dico nella logica della cultura, nella visione, che la cultura non sia solamente una fonte di ricchezza, che è certamente, ma è anche una grandissima responsabilità dalla quale noi non possiamo prescindere. Noi abbiamo al tempo stesso la responsabilità di utilizzare al meglio tutte le opportunità per creare occupazione e sviluppo, ma abbiamo anche un'assoluta responsabilità di saper, come dire, proteggere e tutelare quello di straordinario che noi abbiamo, e abbiamo al tempo stesso, io credo, il dovere di rimettere in moto i nostri cervelli, perché non possiamo solo vivere su quello che hanno fatto gli altri, dobbiamo sapere anche noi creare qualche cosa di cui i nostri figli e le nostre future generazioni possono essere orgogliose. Grazie mille e grazie soprattutto per il contributo che ci avete dato.